sarà il sindaco con i tecnici del comune a stabilire il destino immediato del mercato coperto situato in Piazza Verdi a Teramo. Una verifica necessaria dopo il cedimento di una parte di intonaco nella struttura a causa delle numerose infiltrazioni d'acqua e che lunedì pomeriggio ha messo a rischio i commercianti che operano al suo interno. La verifica in programma per domani potrebbe anche portare alla chiusura, decisione che ovviamente non piace ai commercianti presenti nel mercato che chiedono la ristrutturazione dello stabile. Diciamo lì c'è una situazione di criticità diffusa, non è solo un problema adesso del distacco che c'è stato un pezzo dell'intonaco, del soffitto a causa di infiltrazione, ma ci sono tante altre criticità dal punto di vista igienico-sanitario, dal punto di vista impiantistico, quindi stiamo valutando attentamente su quale percorso seguire, però ripeto, di fronte a tante criticità si potrebbe paventare anche l'idea di chiuderlo. Certo che è un problema perché poi tra l'altro lì sono delle attività e quindi dobbiamo valutare quale posizione assumere. Beh, secondo me l'amministrazione deve dare un indirizzo a quella sede così importante nel cuore della città, quindi dobbiamo valutare quell'iniziativa pende per quale destinazione dare. Secondo me sarebbe quello che dice lei, l'auditorium sarebbe un percorso da percorrere, però ripeto, sono valutazioni che doveva fare all'interno di tutta la maggioranza e tutta l'amministrazione. I commercianti chiedono tempi certi, vogliono capire che cosa succederà. Beh, ma adesso valuteremo proprio, andremo a fare un sopralluogo insieme al sindaco per cercare di capire se proprio non possiamo far meno di chiudere, di parlare con i commercianti, vediamo quale soluzione poter trovare per dare loro una destinazione.